Oggi non parlo, oggi arranco. Ok, ho fatto un pisolino sdraiato su una rete e adesso mi sento un pochino meglio, però prima di fare il pisolino sono caduto male sulla neve dura, ho battuto il collo, mi ha anche schizzato via il cappello. Erano un po' di anni che non battevo così secco, mi si sono un po' mischiati i ricordi, ma ho il collo. Tutto bene, andiamo a fare un po' di pappe e ne approfittiamo per fare una passeggiata. Fortunatamente, beh, il tempo qua è pazzesco. Tra l'altro mi sono reso conto che là dietro, là sotto così, c'è il lago dove abbiamo fatto il concerto di Willy Peyote quest'estate. Siamo proprio nello stesso posto, solo un po' più su. No, non c'è niente da sorridere. Sento, sai quando incominci che ti fa male in un punto e poi senti che piano piano ti prende tutto il corpo, no? Adesso sta arrivando tipo alla schiena. Per le gare o per le gare? Per le gare. Le? Staccato gare? Le gare. Ok. Ah, da qua nebulizza tutta l'acqua. Sì. E poi fa la neve finta. L'aria fredda o la ghiaccia? Bello. Ne compro una. Oggi basta a piedi. Oggi andiamo con la motoslitta. Buongiorno, allora, la giornata di ieri si è conclusa con me e Ivan che scaricavamo quintali di cose al cinema di Courmayeur perché c'è un evento lì questa sera, se ne occupa Maracas. Io finisco il lavoro qua a Cervinia, è presto prestissimo, ma ora di pranzo dovremmo riuscire a smontare tutto. Svolazzo di elicottero, magazzino, scarichiamo e poi vado da Ivan a smontare a Courmayeur e forse finiamo anche questa giornata. Forse. Dovrebbero chiamarmi Stakhanov. In prima posizione e vincitrice della tappa di Coppa del Mondo di Brune Cervinia per l'Italia, Michela Maione. Autorità premiante. Bene. Smontato. Adesso mangiamo dei panini, è tardissimo, tantissima fame. Sono tipo le 3:30. Che
incredibile questa roba. Comunque, mangiamo, scendiamo, aspettiamo che l'elicottero ci porti la roba, carichiamo, andiamo al magazzino, scarichiamo. Lunga, eh. Bene, ma manca un giorno perché la giornata di ieri è stata un po' così. Penso che la cosa più interessante che ho visto sono dei politici valdostani avvinazzati che cantavano accompagnati da fisarmonica e trombone. Quindi niente, è nata così. Oggi è quel giorno dello spoilerino delle lucine nel castello, non nel, fuori dal castello, che dentro faceva caldo, però lo facciamo fuori. Abbiamo già recuperato un po' di materiale, adesso beviamo il caffè, se lui si ricorda di fermarsi al bar, se no niente. In molti di voi mi hanno sgridato perché faccio i video mentre guido. Avete anche ragione. Però io non sono qua per dare il buon esempio, cioè guardate che stile di vita che conduco, secondo voi sono un buon esempio? Cioè, eh? No! Ok, caricato un sacco di luci, il castello è quello, il castello di Emaville. Allora, così è com'è. Adesso cerchiamo di capire se lo facciamo più bello o no. Prendi il bacino? Bene, 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 qua la serata è ancora lunga, lunghissima, però ci siamo quasi, dai, ci siamo quasi. Eccoci qua, il grande saluto di fine stagione, che è anche il saluto di fine anno, il primo anno di questa
mia avventura. Non è così che volevo finire tutto quanto, volevo tirare un po' le somme, fare grossi discorsi, ma come avete potuto capire non è proprio il momento adatto, quindi rimando tutto al prossimo anno e alla prossima stagione. Ho idee e cose, ma non vi parlo di nulla. Lavorerò ancora fino a fine mese e poi avrò bisogno di un po' di riposo, di stare con la mia famiglia, insomma. Non so quanto durerà questa pausa, ma tornerò, quindi ci vediamo presto, non prestissimo, ma presto. Statemi bene, se avete delle idee, facciamo così, se avete delle aspettative, se vi aspettate qualcosa da me per il prossimo anno, scrivetemelo, magari salta fuori qualche idea pazzesca e vi seguo a ruota libera.